Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Era inevitabile questa rottura? Beh, assolutamente sì, eravamo arrivati un po' ad un punto di non ritorno. Tanti di noi non si sentivano più nel Movimento 5 Stelle che avevano abbracciato con tanta euforia 10 anni fa, come me. Non era più casa nostra. Poi, come ha detto il ministro Di Maio, al di là poi dei tanti errori che il Movimento 5 Stelle ha fatto, di cose che magari non erano piaciute anche soprattutto ai nostri elettori, siamo arrivati ad un punto che i vertici del Movimento 5 Stelle volevano non dare i pieni poteri a Mario Draghi e quindi in qualche modo indebolivano l'Italia nei confronti cioè come Stato nei confronti dell'Europa e della NATO. In questo momento particolare, in questo momento diciamo di guerra alle porte tra Russia e Ucraina dopo 2 anni di pandemia, non era più possibile. Quindi questo diciamo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Si apre una nuova stagione, si apre un nuovo progetto. E ieri sera all'Hotel Bernini c'era tanta euforia e tanta voglia di essere di nuovo protagonisti. Senta, le faccio ancora qualche domanda perché ovviamente c'è molta anche curiosità intorno alla vostra scelta. Intanto le chiedo, lei ha ricoperto peraltro mi pare il ruolo di sottosegretario di Stato nel primo governo Conte, no? Le chiedo sì, la storia alla funzione pubblica, sì. Sì, alla pubblica amministrazione. Le chiedo, molti sostengono che con questa scissione è finito il Movimento 5 Stelle. Che pensa? Che il Movimento 5 Stelle, se va avanti così, finisce da solo. Già le scorse amministrative gli elettori giustamente ci avevano punito perché non riusciamo più a essere concreti, non riusciamo più a rispondere alle loro risposte, alle loro domande. Ma questa è la cosa che mi ha molto stupito, che il presidente Conte non ha preso nessuna contromisura. E sinceramente lo dico con grande dispiacere, perché chiaramente la scelta dopo 10 anni di passare a un altro partito, un partito che è stato a casa mia per 10 anni, è stata sicuramente sofferta. Però sinceramente la fine che farà il Movimento 5 Stelle non è più di mio interesse. Sì. Io mi permetto di dare un consiglio magari anche non richiesto: se continuano così la loro fine è davvero inevitabile, anche perché ci sono tanti altri deputati che secondo me abbracceranno il progetto del ministro Di Maio e che è anche il mio progetto insieme per il futuro. Senta, molti dicono una cosa, no? Adesso non so se annoverarli tra i detrattori della vostra scelta. Di Maio, e ricordano, Di Maio voleva l'impeachment di Mattarella, ora ha scritto qualcuno, lo venera. Ieri peraltro Di Maio ha comunicato la decisione proprio al capo dello Stato in un incontro al Quirinale. Era contro l'euro, ora è pro-euro. Era contro la NATO, ora è pro-NATO. Era contro il TAP, il gasdotto, ora è per il TAP. Insomma, ha cambiato molte posizioni. Allora la domanda che le faccio, che attendibilità ha Di Maio? Ma guardi, io credo che il fatto di cambiare idea non sia assolutamente un minus. Ci sono posizioni che in determinate situazioni, in determinati tempi hanno la loro veridicità, e chiaramente come ogni gruppo, come ogni partito, come ogni movimento, il programma di idea chiaramente deve essere calata nella realtà in cui ci troviamo. Se 10 anni fa andavano bene certe scelte, magari dopo 10 anni non vanno più bene. Per me cambiare idea non è sinonimo di poca credibilità, ma è sinonimo sicuramente di una maturazione. Poi dopo dipende, perché il Movimento 5 Stelle ultimamente non aveva più idee. Questo per un gruppo, sì,
cioè, per un gruppo politico è un gran problema. Senta, mi dice ancora un paio di cose, così poi la lasciamo tranquillo. Lei è un ingegnere, quindi insomma sa fare uso di conti. Quanti sono i parlamentari? Cioè, sono state fatte molte cifre ad oggi. Insomma, quanti deputati e quanti senatori costituiranno poi i gruppi di Insieme per il Futuro? Guardi, purtroppo la voce si è rotta tante volte. Lei mi sta chiedendo quanti deputati, quanti senatori sì. costituiranno il gruppo? Sì, sì. Mi sembra di aver capito esattamente. Bene. Beh, i numeri sono sì, i numeri sono un po', diciamo, sono sicuramente in divenire. Ad oggi siamo una sessantina tra Camera e Senato, ma credo che ce ne saranno molti molti di più, perché chiaramente quando una forza parte e poi diventa sicuramente importante e concreta come lo siamo noi, tante persone si avvicinano. È chiaro che è nata da poche ore, però credo che si ingrandirà sempre di più. Abbiamo tanti deputati che ci guardano con molto interesse, anche tanti senatori. Io sono sicuro che nel giro di qualche settimana saremo ancora molto più grandi. Ecco, a proposito del vostro futuro, ieri è stato indicato da Di Maio un percorso tutto da costruire ovviamente, e il riferimento sono stati i sindaci italiani. E allora non posso non citare il sindaco di Milano Sala, il sindaco di Firenze Nardella, ma anche, e allargo il campo della domanda, Mara Carfagna. Insomma, potreste andare a costituire quel grande centro, non lo so, quella formazione riformista moderata di cui si torna a parlare, ma se ne parla in questo paese da decenni? Guardi, io credo che gli estremismi non vadano bene. È chiaro che in questo particolare momento il presidente Mario Draghi stia andando molto molto bene. Se supportare questo governo e supportare Mario Draghi significa di essere al centro, a noi ci va bene una definizione del centro, ma io credo che non sia ora il momento di dire siamo a destra, siamo a sinistra, siamo di centro. Sicuramente non siamo né di estrema destra né di estrema sinistra. Sì, magari siete draghiani, insomma, in qualche modo l'ha detto anche Di Maio ieri, e vedremo. Ovviamente poi c'è un lungo cammino da qui alle elezioni prossime venture nel 2023. Io saluto Mattia Fantinati, chiedo però ad Annalisa Chirico, hai una domanda secca per Fantinati? No, quanto lei pensa che abbia inciso anche il tema del doppio mandato in, certo, in questa decisione, perché il filo rosso di tanti parlamentari, guardi, dello stesso Di Maio, dello stesso Fantinati, che hanno già, sì, due legislature, quindi difficilmente anche avrebbero ottenuto. Anche se dico una cosa, adesso sentiamo Fantinati, si dice, c'è un'agenzia appena uscita, 40 parlamentari sui 62 di quelli che formeranno il nuovo gruppo sono al primo mandato, per esempio. Beh, però è chiaro che per il leader Di Maio, certo, c'era un problema anche ora ribadito situazione qualche giorno fa da Beppe Grillo, il no al doppio, al Fantinati, terzo mandato. Ma diciamo che ha completamente risposto lei, 40 diciamo che 40 parlamentari sono al primo mandato, quindi sicuramente ci credono in un progetto. Poi io sinceramente non credo che la cosa del doppio mandato, del terzo mandato sia sul piatto. Il punto è che noi ci stacchiamo perché vediamo che il Movimento 5 Stelle è un partito assolutamente finito, che non ha più nessun futuro politico. E noi chiaramente vogliamo essere concreti e continuare a dire la nostra e dare una mano al Paese. Poi guardi, secondo, terzo mandato, personalmente io sono veneto, con i numeri che c'era, sì, anche se non avessi fatto 50 mandati non sarei stato eletto, ma non lo faccio assolutamente per una questione di poltrona, come non sono in politica per una poltrona. Io voglio dare una mano, voglio dare il mio contributo, e da ora in poi abbiamo uno strumento per farlo, uno strumento per essere concreti. Grazie Mattia Fantinati per essere stato con